Allora, siamo qui alla prima definitivamente, e siamo un regista, Giuseppe Alessio Musso, che ci parla un pochettino della produzione, della nascita, realizzare il Sì, è un documentario breve sulla nostra, sulla mia città, perché parecchi, insomma, amici, parenti, insomma, guarda, non fai mai nulla per la tua città, sei sempre impegnato fuori, sei più all'estero che in Italia, sei andato a Tokyo, a Sydney, hai fatto eventi ovunque grazie al progetto di cui sono direttore artistico, e poi un amico a un evento mi disse: guarda, ma sai che Raffaele Vigliani, come ideografo, io apprezzo tantissimo, ha scritto una poesia sulla tua città, ma io non ne avevo idea, e lui dice: guarda, vuoi vedere la recito? E lui recitò questa poesia, la sapeva a memoria, tutte le strofe noi abbiamo, insomma, prese soltanto la prima e l'ultima, ed era una poesia bellissima, e poi parlava della mia città, che viene raccontata diversamente, si parlava della vita, della pace, cioè andava da Cerra perché stufo delle città, stufo di Roma, di Milano, e andava da Cerra per poter fare la vita, aveva raccontato così, per poter vivere proprio, lì parlava di un territorio di vita, naturalmente i media oggi parlano di un territorio che non è tanto di vita, e quindi raccontare le due facce, raccontare le due facce, ma poi fermarci, pensare, dire: ma noi come possiamo risolvere il nostro problema? Oltre a questo c'è bisogno, oltre a una lotta per i nostri diritti, soprattutto ambientali, ma la cosa importante è soprattutto lottare affinché la nostra storia, la nostra cultura, la nostra tradizione possa essere il punto d'inizio per una rinascita. E da lì è nata l'idea, poi abbiamo scritto questo soggetto, e poi sono nate le interviste, sono nate le collaborazioni, anche importanti, devo dire la verità, perché a me davvero rende partecipe il documentario, anche grazie alle musiche di Enzo Abitabile, grazie al coinvolgimento del grandissimo Carmine Coppola, che è stato subito disponibile alla nostra causa, o la voce narrante di Giancarlo Giannini, o tutti i contributi degli acerrani, anche il cittadino, abbiamo coinvolto anche i cittadini, una semplice cittadina, siamo andati a casa, ci abbiamo parlato, lei è stata felicissima, un'anziana signora, che ringrazio vivamente per aver dato il suo contributo alla nostra causa. Per la realizzazione di questo documentario, quanto ha contato la vostra esperienza nel fare il direttore della Sono due funzioni molto molto diverse, perché il direttore artistico si trova dall'altro lato del regista questa volta, ed è quello che indica solitamente. Questa volta sono io dall'altra parte della cattedra, però magari questa mia esperienza mi ha dato un'elasticità mentale tale da poter presentare un prodotto e essere naturalmente allo stesso tempo un criticatore, ma anche un eventuale criticato, inteso di critica, la critica che possa essere costruttiva, sia negativa che positiva, perché poi naturalmente il giudizio poi viene dato allo spettatore, anche se è un documentario che non è di intrattenimento, ma è un documentario che spinge alla riflessione, parte da una denuncia, ma soprattutto arriva alla riflessione, perché il messaggio è quello, cioè se tutti partissero dalla propria storia, dalla propria cultura, dalla propria tradizione, e le istituzioni facessero il loro corso, naturalmente forse il problema potrebbe risolversi in poco tempo. Questo è il nostro lavoro per la rete del cinema come registro. Dopo questo lavoro ci sono altri progetti? Sì, sono in cantiere due progetti di documentario, uno in post-produzione, un altro quasi, insomma, terminato, è terminato il montaggio, dobbiamo soltanto andare in proiezione. È uno un documentario molto forte, un documentario sull'assistenza sanitaria di alcune persone svantaggiate, non le amo chiamare disabili o diversamente abili, ma davvero delle persone che sono a volte più ricche di noi. Io sono cambiato da questo documentario, lo dirò quando verrà presentato, perché ho incontrato delle persone stupende, sono diventato anche amico proprio di queste persone, proprio
paio di giorni fa era un compleanno di questa ragazza che ha una forma di malattia molto molto grave, ci sono 30 casi in Italia, e quindi lei con i coetanei doveva morire, insomma, la statistica dice che muoiono a 2 anni, l'altro ieri ho festeggiato con lei 20 anni, quindi è una storia molto forte. E poi un altro documentario sul cinema e sulla Sorrentina che si è legato al festival che viene realizzato, sono questi due progetti importanti. Poi c'è anche un spot, naturalmente una installazione su Sky, e a gennaio e febbraio sarà su Mediaset Rai con Anna Falchi per il problema dell'abbandono dei minori, quindi è un altro argomento che volevo trattare. Ok, ringrazio, grazie.